Straordinario della Federazione Italiana Gioco Ball. Iniziamo col delineare la fase eh, della vita federale che si apre da qui alle prossime settimane, ai prossimi mesi. Sì, vediamo, si è già aperta. Eh, questa fase in cui, mh, per l'incarico istituzionale che io e le due eh, vicecommissarie hanno ricevuto, ehm, siamo impegnate a garantire l'ordinaria amministrazione della Federazione fino a che ci saranno le condizioni per eh, avviare le eh, procedure di eh, ricostituzione del, degli organi federali. Nel contempo eh, sono mesi particolarmente intensi, comunque, anche in termini poi di attività che sia la struttura federale che il movimento in generale dovranno affrontare anche sul campo. No? Se vogliamo, ci sono due appuntamenti delle nazionali, c'è la Coppa Italia da organizzare nelle prossime, nelle prossime settimane, nella prima settimana di febbraio. Ecco, da questo punto di vista, quali sarà il lavoro che verrà portato avanti, immagino, di concerto anche con la struttura federale? Sì, assolutamente il nostro riferimento è la struttura federale, gli uffici, quindi. Quindi tutto eh, il nostro impegno massimo è eh, quello di garantire sia ai club che alle nazionali eh, di poter mh, proseguire al meglio il, il loro percorso e su questo lavoreremo tutti insieme con l'auspicio che il, eh, il nostro impegno possa portare ogni bene alla federazione. Dal punto di vista giuridico-legale sicuramente sarà il nostro preciso obiettivo quello di portare la federazione ad un'assemblea però in uno stato dell'arte dei fatti quanto più compliance alle norme che poi reggono la federazione. Quindi sicuramente ora siamo in attesa a breve dei principi emanati dal CONI, quindi tutto quanto dovrà essere in linea con quelle che sono le indicazioni del livello nazionale e quindi poi per diventare una federazione sicuramente operativa quanto più possibile aderente e compliance sale enorme. Per cui ecco, i primi passi sicuramente saranno vedere tutti quanti i processi, tutta la gestione amministrativa, contabile e quindi legale giuridica della federazione per quanto mi riguarda. Riuscire a dare una cornice e un quadro quindi precisi e corretti, conformi alle norme e portare la federazione quindi nel modo più preciso possibile a questa assemblea che tutti ci auguriamo sia presto. Saranno mesi importanti eh, perché gli impegni saranno parecchi quest'anno. Eh, il mio compito sarà quello di garantire continuità eh, all'attività sportiva della federazione, eh, fare in modo che i tecnici abbiano la possibilità di lavorare in tranquillità e che il lavoro degli atleti, così come anche i raduni collegiali, vengano garantiti. Essendo un ruolo che ha un tempo determinato, eh, farò del mio meglio con le colleghe per far sì che vengano eh, risolte le pratiche più urgenti e ripristinata anche la tranquillità che le ultime vicissitudini eh, possono aver compromesso, lasciando poi a chi verrà eh, la facoltà di eh, fare le scelte più opportune. Da ex atleta, ovviamente, il mio pensiero va in primis agli atleti. E ovviamente credo che sarà fatto un buon lavoro se gli atleti avranno la possibilità di preparare i loro impegni nella maniera più serena possibile.